Do il benvenuto a tutti. Chiedo la gentilezza a tutti i partecipanti di togliere l'audio e di mettere lo stop al video in modo tale che risultino poi attivi solo i relatori e il presidente. Quindi chi ancora è in audio aperto e in video aperto, chiedo la gentilezza di stopparlo. Ricordo a tutti che appunto la riunione di oggi prevede, il focus di oggi prevede che possiamo partire, mi dicevano, scusate, ho un attimo distratto perché stavo leggendo, ok. Quindi stiamo per partire. A breve, appunto, il presidente della piccola industria, Giovanni Fracasso, darà il via ai lavori. Con noi abbiamo Paolo Lottero, esperto social, Massimo Chionetti, il nostro esperto di comunicazione. Il nostro vice direttore dell'Unione Industriale di Torino, Riccardo Rosi, e appunto questa è un'occasione per approfondire alcune tematiche molto importanti in questa fase delicata di emergenza sanitaria. Abbiamo utilizzato uno strumento che per noi non è ancora, come dire, così immediatissimo, ma è sicuramente molto utile ed è un potenziale molto importante. Quindi chiedo ancora un'ultima volta di controllare che abbiate messo il muto e chiuso il video. Lascio quindi la parola al presidente Giovanni Fracasso. Vi ricordo solo che per le domande, nella parte conclusiva, le colleghe di Skillab che gestiscono la chat avranno modo di poterle sottoporre ai nostri esperti. Per cui, qualora ci fosse qualche cosa che non vi è chiaro, vi prego di scriverlo nella chat in modo tale che così poi le colleghe lo possano gestire. Vi ricordo anche che se volete poi potete scorrere in alto i vari partecipanti fino a che non trovate i relatori, cliccando sopra lo potete poi mettere a schermo intero e questo vi permette appunto di poterlo vedere meglio. Lascio quindi la parola al presidente Giovanni Fracasso per l'inizio dei lavori. Grazie. Grazie Daniela e grazie a tutti quanti. Fare un saluto di benvenuto in un momento come questo è un pochettino, diciamo, diverso dal solito, ecco. Anzitutto mi sentite? Funziona? Ok, perfetto, non si sa mai. Allora, per prima cosa, siamo tanti, c'erano credo 75 iscritti, ora non so quanti si siano collegati nel frattempo. Questo testimonia il fatto che abbiamo la chiara sensazione del fatto che stiamo vivendo un momento di emergenza e dall'altra parte che come piccola industria e con l'aiuto fondamentale di Skillab cerchiamo di essere più vicini possibile alle nostre aziende in questo momento di crisi. Non per dire altro, ma per tutto il weekend, durante la notte di sabato, quando non si capiva bene che cosa stava per uscire come decreto, siamo stati tutta l'associazione in continuo contatto via telefono, chat, eccetera, eccetera, per cercare di agire. Lo stesso presidente Boccia più volte si è sentito con Conte per cercare di avere un risultato come decreto che, da un lato, andasse nella direzione di ottenere i risultati sperati, e dall'altro però non impedisse alle aziende di lavorare, e credo che tutto sommato ci siamo andati abbastanza vicini, nel senso che il DPCM in vigore oggi dice sostanzialmente che per lavorare e per consegnare merci ci si può spostare, per tutto il resto no, i locali pubblici alle 18 devono chiudere, devono avere criteri, pena la chiusura immediata, tali per cui si minimizzi il rischio di contagio, eccetera, eccetera. Non vi sto a illustrare oltre né le azioni dell'associazione né il tema più sanitario, diciamo così. Il momento è molto critico da tutti i punti di vista.
lo è anche dalla tenuta della coesione sociale, al di là di quello che è accaduto a Milano, per cui centinaia di persone sono fuggite verso sud, rischiando di peggiorare in maniera drammatica la situazione sanitaria di quelle regioni. Abbiamo anche un altro aspetto di ordine pubblico preoccupante, che è la rivolta carceraria diffusa in 27 case circondariali nel paese. A Modena, per quel che sappiamo, ci sono stati 3 morti. In questo momento, a 20 evasi, addirittura a Foggia, in questo momento sappiamo che sono in atto altre rivolte in altre carceri. Le rivolte carcerarie sono sempre l'inizio delle guerre civili. Quindi è di estrema importanza per tutti noi che ciascuno di noi, come singolo cittadino e come impresa e come imprenditore e come sistema delle imprese, facciamo la nostra parte in questo momento. Perché si rischia di far perdere tenuta al paese in tutti i sensi. Quello che quindi è l'immediata necessità è che noi siamo ben consapevoli delle azioni da intraprendere e delle comunicazioni da dare, nonché delle comunicazioni da non dare, per favorire, diciamo, in qualche modo la continuità, la business continuity nelle nostre aziende e cominciare a, come priorità massima, appunto, garantirne la tenuta e come obiettivo secondario, come dicono i militari, nel tempo, porre le basi per, una volta che sarà passata l'emergenza, speriamo nel miglior modo possibile, per riprendere l'attività il più velocemente possibile. Il presidente Gallina, ad esempio, diceva potremmo fare uno switch marzo-agosto, nel senso che non lavoriamo, lavoriamo molto poco a marzo, terremo tutto aperto ad agosto, ad esempio. Questa potrebbe essere un'idea. Diciamo che al di là delle proposte, delle idee che a ciascuno di noi possono venire in mente, oggi siamo qua per fare il primo di un ciclo di incontri via ovviamente web, e qua è un'altra modalità che dovremo imparare a utilizzare, che io personalmente sto imparando a utilizzare, e a volte non è così semplice, diciamo, il primo di una serie di incontri sulla gestione di questa emergenza nello specifico. Oggi parleremo di comunicazione e di marketing, di che cosa dire, di cosa non dire, di come dirlo e di come rafforzare un certo tipo di messaggi. L'11 marzo, se non sbaglio data, ci sarà un altro incontro legato invece alle tematiche più del mondo del lavoro e quindi gli aspetti della gestione delle risorse umane e ammortizzatori sociali, aspetti quindi di tipo anche sindacale. E venerdì prossimo invece ci sarà un ulteriore incontro di approfondimento sugli aspetti legali e normativi. I canali social dell'Unione, Twitter e LinkedIn, vi daranno tutti i dettagli in tempo quasi reale. Ringrazio ancora Skillab che ci ha consentito, insieme all'aiuto degli esperti di oggi, Paolo Lottero, noto guru del tema social, e Massimo Pionetti, esperto comunicatore, dicevo, ci hanno consentito, grazie anche al cofinanziamento della Camera di Commercio, di rispondere velocissimamente a un'esigenza che è stata esplosivamente espressa durante l'ultimo comitato della piccola, che è stato martedì scorso, presso la scuola di applicazione dell'esercito, dove abbiamo avuto anche contezza di che cosa e come l'esercito si sta muovendo a supporto della cittadinanza, in maniera molto discreta, molto silenziosa, molto dietro le quinte, ma loro ci sono e questo ci dà, diciamo, un certo grado di tranquillità. Il generale Cuoci ci ha accolto, il generale comandante della scuola, che è un generale importante, tanto per dirvi, è stato fino a pochi mesi fa consigliere militare della Presidenza della Repubblica, ci ha accolto dicendo: signori, siamo sotto attacco, in modo molto sereno e molto, molto tranquillo, come un comandante deve fare, però ci ha esposto la sua visione, che non è solo la sua evidentemente, che del fatto che l'Italia si deve comportare come un paese in guerra, ed è tutto sommato quello che stiamo vivendo. Se ci ricordiamo, se qualcuno ha avuto il bene di avere dei racconti da parte dei genitori, dei nonni, di come si vive a tempo di guerra,
io vi assicuro, vivendo nel centro, non di Torino, ma nel centro storico di Asti, oggi Asti sembra una città in guerra, anzi è una città in guerra, si comporta come una città in guerra, con grande senso civico, devo dire. Quindi rimaniamo compatti, rispettiamo le indicazioni, le norme, piuttosto vale la pena di perdere tempo per approfondire, capire, studiare, fare domande. L'associazione c'è per questo. Non cediamo all'angoscia, la paura dell'ignoto. Diamo continuità alle nostre attività, diamo continuità ai nostri dipendenti, utilizziamo tutti gli strumenti che possiamo utilizzare e diamo per quanto possibile, ma poi lo diranno molto meglio di me i nostri esperti, l'immagine di ciò che siamo, cioè aziende e imprenditori competenti che prima di tutto tutelano la salute dei collaboratori, dei partner, dei fornitori, delle comunità con le aziende, con cui le aziende operano, e però dall'altra parte subito dopo si preoccupano della business continuity, quindi della continuità del lavoro, della produzione, perché sappiamo bene che se abbiamo delle risorse per avere un sistema sanitario che ci potrà salvare dalla catastrofe è perché quelle risorse siamo noi a produrle. L'Italia non si ferma, ma non si ferma non perché fa festa, non si ferma perché continua a lavorare, e Torino non si ferma, sempre per lo stesso motivo. Quindi auguro un buon lavoro a tutti quanti, ma soprattutto auguriamoci tra di noi di mantenere per quanto possibile la serenità, la coesione e trovare in noi la forza che il nostro paese ha sempre trovato nei momenti più difficili. Un caro e fervido augurio a tutti quanti. Buon lavoro. Bene, grazie a tutti. Direi quindi che possiamo adesso procedere. Lascio quindi la parola agli esperti. Massimo, Paolo, a voi. Grazie, buon pomeriggio, benvenuti. Grazie a Giovanni per questa bellissima introduzione che raccoglie un po' il senso di tutto quello che stiamo facendo e anche soprattutto dell'incontro di oggi. Parlare di comunicazione in tempi di crisi, in tempi di paura, è una delle cose più difficili che mi sia mai toccato fare, quindi perché la comunicazione in senso lato è un atto pervasivo della natura umana. Noi non possiamo non comunicare, non sappiamo resistere alla tentazione di raccontarci, di raccontare le nostre vite, le nostre storie, i nostri sentimenti, le nostre emozioni e quindi anche le nostre aziende, perché le aziende sono fatte di persone e quindi le aziende, sebbene immettano sul mercato un prodotto fisico, immettono sul mercato la storia e la cultura delle persone che vivono e costruiscono quell'azienda. Quindi è un tema che tocca tutti e tocca tutti molto da vicino, mai come in questa occasione che è stata paragonata a una guerra ed una vera e propria guerra siamo tutti nella stessa barca, perché ci troviamo tutti a dover convivere con un sentimento che difficilmente a livello collettivo le nostre generazioni hanno vissuto, che è la paura, sostanzialmente. La paura prima di tutto per se stessi, la paura per le persone care, la paura per i deboli, la paura per il lavoro, la paura per il futuro. È un insieme di sentimenti e di emozioni che ci coinvolgono un pochettino a tutto tondo. Quindi ok, scusate, è andato via l'audio, mi sentite? Ok. Dicevo, è un sentimento che difficilmente abbiamo provato, la nostra generazione ha provato a livello collettivo. Al di là di questo, noi possiamo leggerci migliaia di pagine, di testi, di libri, più che autorevoli sul tema della comunicazione. Io vorrei fare invece una riflessione iniziale proprio sul termine, che deriva dal latino communis agere, mettere in comune, condividere. Mettere in comune sentimenti, idee, progetti, dati, fatti, numeri.
raccontare quella che è la nostra storia in un determinato momento sociale, un momento storico, un momento politico, soprattutto in un'occasione come questa. Quindi è un'esigenza che noi proviamo. Quando si parla di comunicazione, parliamo anche di, se vogliamo utilizzare un termine tecnico, parliamo anche di rappresentazione, perché ci sono diversi livelli di interazione. Noi interagiamo con gli altri, ok, qui è un termine un po' cinico, con gli altri membri della nostra specie, a diversi livelli. Un primo livello è il livello personale, noi come persona, io come Massimo, Daniela, come Daniela, Giovanni, come Giovanni, Paolo e tutti gli altri che sono qui in questo webinar, come persone, come quello che noi siamo in maniera più profonda. Ma proprio per il fatto che noi interagiamo e siamo fortemente interconnessi con gli altri membri della nostra specie, interagiamo anche ad un livello superiore, che è il livello di ruolo. Che cosa noi rappresentiamo in un determinato momento di interazione per le persone con cui veniamo a contatto? Io sono Massimo, uomo, 49 anni, felicemente fidanzato, una relazione appagante, eccetera, eccetera, ma sono anche un libero professionista. Sono anche un portatore della cultura che Skilla per l'Unione Industriale diffondono attraverso i loro canali, perché loro hanno affidato a me questo lavoro in questo preciso momento, ma anche un sacco di altri lavori, perché sono uno dei loro formatori. Quindi è una riflessione profonda che noi dobbiamo fare su quello che è non solo la nostra persona, ma su quello che è anche il nostro ruolo nei confronti delle entità che noi incrociamo tutti i giorni a qualunque titolo e a qualunque livello, soprattutto quando da un punto di vista professionale ci troviamo a essere veicolo di valori, di storie e di culture aziendali importanti dalle radici profonde, come quelle che tutti noi qui, adesso vedo che siamo in 65, tutti noi qui rappresentiamo, per esempio, proprio adesso. Quindi parlare di comunicazione in tempi di coronavirus ci pone le nostre aziende, e quindi pone noi come liberi professionisti o come professionisti e come uomini sotto due, diciamo così, sotto due linee di lavoro. Un pensiero legato alla comunicazione esterna, al che cosa vogliamo raccontare, al cosa vogliamo condividere con gli stakeholders, con i fornitori, con i clienti, con la stampa, con tutto quello che ci circonda, e un altro, diciamo così, un altro binario di interesse legato al processo di comunicazione interna, cioè come condividiamo all'interno del nostro micromondo, all'interno della nostra azienda, questo problema. Questa paura, questo senso di incertezza, e quindi anche poi, proprio per il fatto che sono eventi che noi non possiamo controllare direttamente, di cui a volte abbiamo anche una scarsa conoscenza, perché comunque ce ne siamo accorti tutti in questi giorni che il livello di informazione su quello che ci sta succedendo è decisamente ampio, c'è un sacco di informazione, ma la qualità di quell'informazione è tutta, per alcuni aspetti, opinabile, tant'è che tutti abbiamo sentito dire frasi o letto frasi del genere: tanto è solo l'influenza, vabbè, ma tanto colpisce solo gli anziani, vabbè, ma tanto prima o poi passa, tanto non possiamo fare niente. Abbiamo sentito un sacco di idee, di opinioni e di pensieri su questa cosa che noi non possiamo controllare. Alcune vere, alcune veritiere, alcune credibili, alcune sostenibili, altre invece decisamente di bassissimo e se non becero livello. Quindi, tornando a quello che dicevo prima, io suggerirei alle aziende
ai professionisti di considerare e cominciare a scindere il loro livello di comunicazione. Una comunicazione rivolta verso l'esterno, quindi verso i clienti, stakeholder, fornitori, banche e quant'altro, e una comunicazione rivolta verso l'interno. Quindi un'attenzione anche alle persone che collaborano con noi a qualunque titolo, a qualunque livello, al successo aziendale. Questa è la prima cosa su cui io vorrei far riflettere i partecipanti. Ovviamente adesso non è il momento di fare una lezione accademica sui concetti generali di comunicazione e quant'altro, però volevo sottoporre alla vostra attenzione questo pensiero, il pensiero legato al concetto di crisi, perché noi stiamo vivendo una crisi. Stiamo vivendo una crisi che non abbiamo voluto, stiamo vivendo una crisi che non avremmo mai voluto e stiamo vivendo una crisi che non sappiamo per alcuni aspetti gestire, ma per la quale siamo chiamati a responsabilizzarci come aziende e come persone nella, direi, gestione. Ecco, quindi perché possiamo chiamare quella che stiamo vivendo adesso una crisi? Perché innanzitutto è determinata dal fattore sorpresa. Nessuno si aspettava una cosa del genere. I primi casi, le prime influenze, le prime notizie sui giornali che parlavano di, se mi ricordo, i primi di gennaio, che parlavano di una recrudescenza, di influenza stagionale, un po' più grave del solito, eccetera, eccetera. E poi improvvisamente la botta. E quindi il fattore sorpresa è quello su cui che ancora stiamo metabolizzando da un certo punto di vista. Sicuramente la poca informazione. La poca informazione, in realtà, secondo me, la possiamo legare a un'informazione di scarsa qualità, perché viviamo in un'epoca fortemente interconnessa. Fortunatamente, ne parlavamo poco prima di andare, diciamo così, in scena tutti quanti insieme, mentre si stavano testando i tool tecnici a nostra disposizione, viviamo in un mondo fortemente interconnesso. È impossibile non avere un'opinione su niente e spesso l'opinione e l'informazione che noi utilizziamo per veicolare e costruire il nostro pensiero è un'informazione di bassissima qualità. Perché sì, è vero, siamo professionisti, siamo deontologici, siamo seri, siamo consapevoli del nostro ruolo e della nostra responsabilità nel mantenere una business continuity, ma siamo anche uomini, siamo anche donne. E che hanno Facebook, che hanno WhatsApp, che hanno ricevuto il vocale da parte di un amico che gliel'ha mandato un amico di un amico che lavora in un ospedale. Utilizziamo diversi social, fra i quali appunto abbiamo detto prima Facebook, dove si trovano tutta una serie di link legati a informazioni che sono assolutamente distorsive. Abbiamo parlato del fattore sorpresa, del fattore qualità di informazione, del fattore tempo. Ecco, il tempo ci sembra un po' scorrerci via fra le dita, un pochettino come, ecco, come la sabbia del mare, perché man mano che noi ci abituiamo, e qui mi permetto di fare questo gesto che abbiamo visto fare tutti, mettiamo delle virgolette grosse come dei macigni, man mano che noi ci abituiamo a una situazione, questa è già cambiata e arrivano informazioni che ce la cambiano ancora. Il mondo, nel bene e nel male, si evolve molto più velocemente di quanto le persone siano in grado di adattarvici. Sì. Ok, sì, ho anche azzeccato al congiuntivo. Il mondo si evolve più velocemente di quanto noi siamo capaci ad adattarci al mondo stesso. Quindi il tempo è una cosa che dobbiamo assolutamente considerare nel gestire i nostri processi di comunicazione, sia esterna che interna. Un'altra cosa che aumenta il livello di crisi e quindi la sensazione di panico, di inadeguatezza, di paura, è la sospensione del giudizio da parte degli altri. O meglio ancora, parliamo di aziende, di tessuto imprenditoriale, da parte degli alleati, fornitori che
ci dicono che non hanno più credito, fornitori che non ci possono, che non possono assolvere le loro linee di credito, clienti che non vogliono i nostri prodotti perché solo portano il coronavirus o semplicemente perché veniamo dall'Italia. Più che una sospensione del giudizio, un incremento della credine nel giudicare quello che ci succede intorno. Tutto in funzione di un senso innato, e quindi viva Dio, di un senso di autoprotezione. Ma il panico e la paura fanno sì che l'autoprotezione crei a volte più danni di quello che invece può creare un sano confronto con la paura. E questo porta all'ultimo punto che ci porta a pensare che quello che stiamo vivendo è una guerra ed è una vera e propria crisi, è lo scollamento organizzativo. Che cos'è lo scollamento organizzativo? Noi nei nostri corsi, nei nostri seminari, nei nostri, scusate, nelle nostre consulenze abbiamo sempre parlato di allineamento valoriale, abbiamo sempre parlato di valori aziendali, che è vero. Che sono importantissimi, che sono una base assolutamente di grande interesse e di grande valore per il tessuto imprenditoriale italiano. Ma se le aziende hanno paura, le persone hanno più paura delle aziende. E il rischio è quello che molti si chiudano, molti dei nostri collaboratori, molti dei nostri dipendenti si chiudano a riccio. E piuttosto che fare qualcosa e essere proattivi nei confronti della crisi e quindi sostenere la business continuity con il loro apporto per quello che loro possono dare, preferiscono stare a casa, preferiscono chiudersi e non collaborare perché la paura li frena da fare un qualunque passo. E piuttosto che fare qualcosa e sbagliare, è meglio non fare niente. Questo è un rischio che, per esempio, molte delle piccole e medie imprese dovrebbero cominciare a considerare. Quindi gli elementi della crisi e di questo particolare momento storico sono la sorpresa, la qualità dell'informazione, la non gestione del tempo perché è un tempo ingestibile, perché abbiamo troppe cose a cui pensare mentre le cose stesse cambiano, la sospensione del giudizio e il giudizio degli altri sul nostro lavoro e una possibilità di scollamento organizzativo. Ecco, questi sono i punti su cui vorrei riflettere. Vedo una manina alzata. Prego, mi Massimo, ammutolisco. no, è solo per rafforzare una cosa che hai appena espresso con un messaggio che mi è appena arrivato dal mio direttore operations. Non è mai successo, mi dice che tutti i miei dipendenti stanno chiedendo lo smart working, nonostante Torino non sia in zona né rossa né arancione né nulla. No. Ed è una reazione assolutamente irrazionale perché non abbiamo nessun rischio particolare, però tutti i nostri dipendenti stanno chiedendo lo smart working. È vero, non è un rischio, ma è una cosa che si corre, anche perché poi improvvisamente, se ci pensate, ne parlavamo prima chiacchierando prima con Rosy mentre stavamo testando i tool. In realtà, tutti gli strumenti a disposizione delle nostre aziende e di noi stessi per gestire al meglio questa ondata di crisi, li abbiamo. Li abbiamo, ci sono. Sono presenti, sono forti e sono potenti. Io vedo, mi sto trovando, come vi dicevo prima, faccio il mio esempio. Io sono di Mondovì, in provincia di Cuneo, si sente dall'accento, ma vivo e lavoro a Torino. Sono ospite, mi trovo in zona rossa a Casabianca, che sono ospite dal mio compagno. Ho dovuto comunque e avevo questo lavoro da fare insieme a voi. Ok, basta solo organizzarsi, ricompattarsi perché un computer si trova, perché una connessione a internet, bene o male, che sia in grado di sostenere tutto questo apparato, si trova. Ok, non ho la lavagna, non ho le slide, non ho il. Ma la tecnologia a cui siamo obbligati ad accedere adesso c'è. Il problema è che adesso c'è l'accaparramento. L'accaparramento, è probabile che ci sia come c'è l'accaparramento alla pasta, molti nostri collaboratori possono accaparrarsi al mi metto nel mio piccolo recinto e quindi chiedo lo smart working.
ma magari non ho una competenza o non ho un'alfabetizzazione informatica tale che mi permette di discernere che cosa posso fare in smart working e che cosa invece non posso fare in smart working. C'è anche questo che dobbiamo considerare, che Giovanni ha perfettamente inquadrato. Quindi io più che darvi un... anche perché mi hanno, se voi non lo sapete, ma la Daniela Laigueglia mi ha assegnato un tempo, è cattivissima. Mi ha dato, voi non lo sapete, ma è cattivissima. È un sacco di giorni che mi tartassa su WhatsApp e mi tratta malissimo. Salvatemi. E mi ha assegnato un tempo e non voglio rubare troppo tempo davvero agli altri miei colleghi. Io non posso darvi subito una ricetta, perché dare una ricetta vorrebbe dire andare a intervenire su culture e storie aziendali completamente diverse. Culture sì. E storie che vanno rispettate, perché è da quella cultura e da quella storia che può nascere e che deve nascere quell'energia potente per... Non Torino non si ferma, Torino riparte, l'azienda riparte, quando è ora di ripartire, riparte velocemente. Quindi posso darvi una... Mancini, buongiorno, buon pomeriggio. Posso però lasciarvi una serie di indicazioni, una serie di parole chiave, di concetti chiave, che possono aiutarci tutti quanti, sia per quanto riguarda la comunicazione esterna, verso i clienti, eccetera, eccetera, sia per quanto riguarda invece la comunicazione interna. Prima di tutto è necessario, dal mio punto di vista, ma l'ho condiviso anche con i miei colleghi, che non sottovalutare l'importanza di un team che si occupi della comunicazione della crisi. È una cosa che non possiamo lasciare e non possiamo improvvisare. È una funzione aziendale di importanza e di livello come tutte le altre funzioni aziendali, perché è l'imbuto ed è il veicolo attraverso cui la nostra azienda si dimostra veritiera, credibile, solida, non impavida, solida, consapevole di quello che sta succedendo e nei confronti dell'esterno e nei confronti dell'interno. È una sorta di membrana che permette un'osmosi di pensiero che sia coerente. Perché, ok, io vengo dal mondo del teatro, molti dei colleghi di Skillab lo sanno, c'è un rischio grosso e potentissimo che molte aziende stanno sottovalutando, sicuramente non quelle che sono qui, perché se no non sarebbero qui, che è questo. È facile il correre il rischio di dimostrarsi troppo impavidi, fa più male che bene. Enrico V, prima della battaglia di Agincourt, fa un bellissimo discorso motivazionale, molto di alto engagement nei confronti dei suoi... insomma, dei suoi soldati. E i suoi soldati dicono, sì, figo, bello, no, no, mi piace, sono pronto a morire per te, mi piace, andiamo avanti, facciamo questa cosa, però tu sei il re e quindi tu al massimo vieni rapito dai soldati nemici e vieni rilasciato tramite riscatto, a me tagliano la gola. Il rischio è che la percezione che le aziende o i vertici aziendali nel gestire questo tipo di comunicazione risultino troppo impavidi e che quindi scatta l'effetto contrario. Sì, belle parole, però tanto tua c'è la buona uscita. Qui lo dico e qui lo nego. Figo, belle, belle parole, però tanto tu non sei in zona rossa. Tu sei da un'altra parte. Ecco, quindi attenzione massima al livello di feedback che avete e che si ha sia dall'esterno che dall'interno. Cominciate ad annusare i sentimenti delle persone che stanno intorno a voi, sia come collaboratori dipendenti, e quindi che facciano riferimento a voi per il loro, per la loro vita quotidiana, professionale, a qualunque titolo, a qualunque livello, ossia che provengano e che si interfaccino con voi dal mondo esterno. Attenzione massima al feedback, ai segnali sottili, a mail sempre più stringate, mentre prima erano mail molto cordiali.
magari un pochettino più ampie, a telefonate dove si annusa il sapore del facciamo in fretta perché il virus corre anche attraverso il cavo del telefono, insomma. Cominciare ad alzare un pochettino le antenne su, scusate, su quelli che possono essere segnali sottili. E questo è il mio primo consiglio. Il secondo consiglio, esprimete nei confronti, in un piano di comunicazione rivolto verso l'esterno, esprimete partecipazione, esprimete coinvolgimento, ma solo se c'è davvero partecipazione e coinvolgimento da parte del comparto aziendale. Cioè non promettete, non dite, non fate cose che poi non siete in grado di mantenere solo perché avete pensato che la cosa migliore da fare è farsi vedere solidi. No, la cosa migliore da fare è essere in un certo modo, è dimostrare di essere onesti. C'è una domanda di Giancarlo. Ok, a questa domanda, okay, ovviamente mi sembra sciocco dirlo, risponderemo alla fine, ma in realtà è a quello a cui vogliamo arrivare, Giancarlo. Giancarlo chiede cosa dobbiamo comunicare operativamente con i collaboratori dall'esterno. Bisogna costruire un piano di comunicazione, bisogna comunicare quello che realmente l'azienda è in grado di fare o non è in grado di fare nei confronti della business continuity e nei confronti invece, ovviamente parimenti, nei confronti dei dipendenti. Per questo che il team di comunicazione dello stato di crisi, diciamo così, deve essere un team di professionisti o di persone che a quello si dedicano, che esprimono partecipazione e coinvolgimento nei loro comunicati stampa. Per esempio, molte aziende, soprattutto americane, attraverso i loro canali social, poi ovviamente ne parlerà Paolo, non voglio assolutamente entrare a gamba tesa su quello che è il suo tema, attraverso i canali social o attraverso il loro sito, offrono un punto di analisi e di riferimento sulla situazione del coronavirus attraverso siti ufficiali. Per noi sono la ANSA, l'ADN Cronos, i siti governativi. Si dimostrano attenti a quello che succede, a quello che succede intorno. Quando costruite un piano di comunicazione verso l'esterno o verso l'interno, attraverso i social, perché anche i social hanno un valore fondamentale anche all'interno, perché quasi tutti i vostri dipendenti, tutti i vostri collaboratori, i vostri colleghi hanno Facebook, Instagram, molti avranno anche Twitter, ed è una cosa che dovete considerare, perché veicoleranno attraverso quei social le loro paure, le loro ansie, le loro sicurezze, le loro solidità, esattamente come fanno tutti gli altri giorni della loro vita, come facevano prima che ci fosse questa situazione di crisi. Ecco, non esagerate, tre concetti chiave, non di più. Che cosa vogliamo raccontare della nostra azienda? Abbiamo paura? Sì, come tutti. È un momento difficile? Sì, è un momento difficile. Due, a questo momento difficile, con quali risorse stiamo, non dico combattendo questo momento difficile, con quali risorse stiamo rispondendo a questo momento difficile per noi stessi, ma anche per voi che siete i nostri clienti e che siete i nostri fornitori. Poche cose semplici. Non vi fidate di noi? Su questi siti potete trovare tutte risposte che noi non possiamo darvi, perché noi non siamo virologi, noi non siamo epidemiologi, noi non ci occupiamo di protezione civile, noi ci preoccupiamo di business e il nostro business sopravvive e va avanti in questa situazione di crisi grazie anche al seguire queste che sono le regole e quelle che sono le informazioni che ci arrivano dai siti ufficiali. Evitate di essere generici nel vostro piano di comunicazione. Tutte le volte che raccontate qualcosa all'esterno o all'interno, ovviamente con finalità diverse, evitate sempre di lasciare il senso di incertezza. Sembra una regola sciocca, ma vi ricordate quando si andava a scuola, no? Quando ancora si facevano i temi, i pensierini, che dicevano di non usare i condizionali, non usare i congiuntivi, perché lasciavano senso di incertezza. Ecco, cercate di utilizzare il linguaggio più semplice possibile, più onesto possibile, e cercate di supportare quello che voi dite con percentuali, numeri, dati,
È già successa una crisi in azienda a cui siete sopravvissuti bene. Ricordate ai vostri dipendenti che voi c'eravate in quella crisi e quella crisi l'avete sopravvissuta e l'azienda è ancora qui ed è ancora solida. Cercate di essere il più onesti possibile. Chiedo scusa. Per esempio, adesso c'è stato noto in questi casi, il caso Esselunga. L'Esselunga e tutto il gruppo Esselunga ha fatto un comunicato stampa dove dice, bene, in questo stato di crisi noi riusciamo a garantire le forniture di cibo e di, e di cibo, bevande e tutto quanto ai media dei supermercati perché abbiamo tot fornitori che garantiscono tot consegne al giorno entro tot ore o tot minuti dallo svuotamento di uno scaffale, da adesso fino a 2 settimane, 15 giorni, riusciamo a farlo entro tot minuti. Abbiamo donato tot 1.000 euro all'ospedale Tal dei Tali, abbiamo messo in busta paga 150 euro in più perché le persone stanno facendo uno sforzo in più per essere con noi, per seguire, per essere con noi, per seguire voi e per rispettare tutte le cambiare le loro abitudini di lavoro in seguito alle nuove normative. Abbiamo aperto linee di credito con i nostri fornitori perché così non c'è problema di sospensione dei pagamenti e tutto quanto, almeno fino al mese di maggio. Hanno fatto un comunicato stampa, loro potevano permetterselo probabilmente di attivare tutte queste politiche anche di welfare, molto secco, molto chirurgico, ma con numeri, dati, fatti e cose facilmente verificabili, perché il problema delle aziende e delle persone nel gestire questo tipo di comunicazione è la credibilità. Bisogna risultare e essere credibili, perché è anche una questione di fiducia, perché noi abbiamo costruito il nostro lavoro, la nostra storia aziendale anche sulla fiducia che è stata generata nei nostri clienti dall'affidabilità dei nostri prodotti, tale per cui si fidano di noi. E se si fidano di noi per un nostro prodotto, possono fidarsi di noi anche per un nostro pensiero, che vada al di là del diciamo questo perché bisogna dirlo. No, diciamo questo perché vogliamo dirlo. Quindi evitate di essere generici, siate credibili, siate veritieri nei vostri piani di comunicazione, dite solo quello che, per cui potete portare prove concrete, siate chiari, non date niente per scontato in questo senso, perché spesso si ha, in situazioni anche di grande tensione, si ha un po' l'abitudine a dare per scontato molte cose, e invece non date per scontato nulla, non date per scontato che tutti i vostri dipendenti e i vostri collaboratori abbiano ben chiaro come si passa dalla zona rossa alla zona gialla alla zona controllata. Non date, insomma, poi lo sappiamo. Pensiamo anche alla faccenda dei DPI, parliamo delle aziende di produzione, no? Alla faccenda dei DPI, uno darebbe per scontato che i DPI si debbano usare, ma quante battaglie si fanno nei plant per far sì che vengano utilizzati correttamente tutti i DPI? Figurati le battaglie che si dovrebbero fare per far rispettare correttamente tutte le imposizioni, perché quello sono legate alla gestione di questo momento di crisi. Quindi non date nulla per scontato. Un po' come ha fatto prima Daniela con noi, che ha mandato una mail dicendo di mettete il mute, attivate il video, disattivate il video, fate così, fate cos'ha, e ogni 15 minuti ce lo ripeteva. E ha fatto bene, perché io sono il primo che paccioccava, metteva il video, lo toglieva, metteva l'audio, io che ufficialmente passo come esperto, docente, tutto quanto, quindi avrei già dovuto saperlo. No, in situazioni come queste evitate di essere, scusate, di essere assolutamente generici e soprattutto non date per scontato che i vostri collaboratori abbiano lo stesso livello di affezione, lo stesso attaccamento valoriale che potete avere voi nei confronti della vostra azienda. E ultimo suggerimento, poi faccio un piccolo recap e passo la parola a Paolo.
fate un check del vostro portfolio, fornitori, clienti e cercate terze parti autorevoli che possano supportarvi in questo, un po' come fa Booking.com, come fanno le aziende che operano su Booking.com per le recensioni. Questo è un suggerimento, è una cosa a cui spesso altre aziende, altri tipi di aziende non pensano, ma che in realtà è importante perché il passaparola, sebbene si viva in un'epoca fortemente digitalizzata, sebbene l'accesso all'informazione sia disponibile a tutti, si vive in un periodo in cui comunque il passaparola è fondamentale. Perché tutti abbiamo ricevuto su WhatsApp il vocale dell'infermiera che ci ha mandato un nostro contatto che ha ricevuto da un'amica che lavora in ospedale. Ma se tu gli chiedi come si chiama la tua amica, che magari le scrivo per avere ulteriori informazioni, ho perso il numero, non mi ricordo. Cavoli, se te l'ha mandato su WhatsApp. Ecco, non perdiamo il senso del nostro essere anche come professionisti e come lavoratori in azienda, di essere anche un veicolo di cultura, di essere anche agenti di cambiamento nella misura in cui riportare un pochettino i piedi per terra su alcune situazioni. Ecco, questo è un pochettino il mio suggerimento. Un ultimo recap e poi lascio la parola a Paolo. Spero di non avervi annoiato. Spero che Giancarlo, che ha fatto la domanda, poi dopo magari ci sentiamo e vediamo di andare un pochettino più a fondo. Quindi, uno, attenzione costante al feedback che potete avere dai vostri collaboratori e dal mondo esterno. Basta poco per annusare l'aria. Esprimete partecipazione e coinvolgimento nei confronti dei collaboratori che decidono di non stare più con voi, di starsene a casa, di non lavorare, di chiedere ferie ingiustamente, insomma, di non sfruttare tutti gli strumenti a disposizione che abbiamo per lo smart working piuttosto che altri tipi di interazione e collaborazione con voi. Non dite quello che non sapete, non condividete sui vostri canali social o non condividete nel vostro piano di comunicazione, sulla homepage del vostro sito aziendale, cose di cui non siete assolutamente certi e non fate promesse ai clienti, ai fornitori che non potete mantenere. Ok, andrà tutto bene? Non lo sappiamo. Andrà come deve andare. Non dite andrà tutto bene. Dite che usciremo da questa crisi. Perché da questa crisi usciremo. Non sappiamo se con le ossa rotte o meno. È un po' come quando si era piccolini, vi ricordate? Che ci dovevano portare dal dentista e ci dicevano: vedrai che non fa male. Invece fa male boia. Era meglio fossero stati onesti. Siate il più intellettualmente, emotivamente, il più onesti possibile. Perché io sono convinto che tutte le 64 persone collegate qui hanno paura. E vivono un senso di impotenza rispetto a quello che ci sta succedendo. Tutti lo stiamo facendo, tutti, io compreso. Quindi, e lo fanno anche le nostre aziende. Non negate il problema. Non, nel vostro piano di comunicazione, non utilizzate più di 3-4 concetti chiave, perché poi il troppo stroppia, perché poi voi utilizzerete in ciascuno dei vostri messaggi. In molti dei vostri messaggi, non in tutti magari, il rimando a questi tre capisaldi della vostra comunicazione, del vostro piano di comunicazione. Non siate generici, dati, fatti, percentuali, storie aziendali passate, esempi concreti, prove a sostegno del vostro garantire la business continuity. Non date niente per scontato, non pensate che i vostri collaboratori abbiano il vostro stesso livello di affezione aziendale, non pensate che tutti lavorino con la stessa passione e con lo stesso ardore con cui state lavorando voi. Cercate terze parti che possano offrirvi una, diciamo così, una recensione positiva. Ecco, da un punto di vista generico,
parlare di comunicazione, di piani di comunicazione in tempi di crisi, questo è quello che io mi sentivo di raccontarvi e di condividere, perché quello che io sto cercando di fare con i miei clienti, con i miei fornitori, infatti adesso poi Daniela mi continuerà a massacrarmi nei prossimi giorni su questa cosa, è quello che io cerco di fare, di mettere in campo per prima. Grazie per avermi ascoltato, per non avermi sommerso di domande, spero di esservi stato d'aiuto. Ovviamente io rimango qui, sono qui con voi fino alla fine del webinar per le vostre domande insieme a Paolo. Daniela, a te la parola. Benissimo, direi che abbiamo, come dire, un po' introdotto la tematica e iniziato ad ascoltare quello che sono alcuni spunti su come passare i messaggi, quindi il che cosa dire e il come dirlo. Adesso cerchiamo di capire come diffondere questi messaggi con Paolo in maniera tale che possa, come dire, illustrare le modalità di diffusione dei messaggi che sceglierete di veicolare. Paolo, a te. Qua, mi sentite? Mi si sente? Sì. Perfetto. Agevolerei alcune slide, quindi passo alla condivisione dello schermo. Un attimo, è che l'attrezzo ha le sue esigenze, eccoci qua. Si vede? Daniela, si vede? No, non sento nulla. Si vede Paolo, si vede. Perfetto, grazie. Scusami, sì, pensavo mi vedessi in piccolino, abbi pazienza. Sì, si vede. Allora, lo schema è questo. Un rapido passaggio con una serie di concetti, li sviluppiamo. Se avanza il tempo, li ripigliamo altrettanto velocemente, ma alla luce delle cose che abbiamo visto nel frattempo. Quindi qua, dopo aver scontato una serie di cose, mi interessa semplicemente farvi vedere una serie di punti. Alcuni li ha già citati Massimo. Focus su pochi temi chiave. Il motivo è molto semplice. In senso lato, quando ci mettiamo a scrivere qualcosa e vogliamo dire 600 cose, probabilmente non ne portiamo a casa nemmeno una. Qua però, passiamo al primo parlando di digital, qui c'è un elemento in più sotterraneo, è l'algoritmo. C'è uno strato tecnologico che media tra ciò che noi facciamo e ciò che arriva, e lo strato è fondamentalmente algoritmico. Allora, sappiamo per certo che se non riusciamo a focalizzare su pochi elementi, che potremmo concettualmente interpretare come hashtag, se ci fa comodo. Quindi, decidiamo che cosa vogliamo dire e pensiamo a un hashtag, ormai usiamolo, ma almeno pensiamolo, che lo rappresenti. Non troppi. Se no una dispersione informativa, sono tanti rubinetti, ad ognuno dei quali scendono poche gocce, non va. I touch point. Allora, i touch point sostanzialmente è qualunque punto di contatto tra noi, dalla nostra impresa e il resto del mondo. Quando si faccio corsi o consulenze, questo concetto viene esploso consistentemente, perché è fondamentale. Una delle cose che hanno cambiato i termini del funzionamento, sto parlando del digitale, è la proliferazione dei touch point. Aziendalmente noi abbiamo una struttura che prevede che alcuni ruoli siano deputati all'interazione con l'esterno. Altri ruoli sono deputati all'interazione con l'interno. Se abbiamo una certa dimensione ci sarà una direzione risorse umane, se no è l'imprenditore che se ne occupa. Quindi dal punto di vista real i touch point sono chiari e sono abbastanza sempre gli stessi. Dal punto di vista digital, è tutto un altro film. I nostri dipendenti usano i social. I nostri dipendenti sono potenzialmente altrettanti touch point per le persone che li seguono. Le persone che li seguono, se devono chiedere qualcosa, non porranno la domanda all'account aziendale, la pongono a quell'account personale con cui hanno dimestichezza e di cui si fidano. Quindi dobbiamo considerare, nel bene e nel male, che in realtà i punti di accesso al castello non sono il ponte elevatorio, quel fossato, quello che noi presidiamo, ce ne sono N, molti dei quali non sono formalizzati, ma è anche un enorme vantaggio se riusciamo a girarlo in positivo. Allora, concetto chiave, il quarto. Noi abbiamo bisogno di dire certe cose, noi dobbiamo pensare a quello che vogliamo dire, eccetera, eccetera. Noi dobbiamo pensare, secondo me, soprattutto a quello che coloro ai quali ci rivolgiamo vogliono sentirsi dire, quello che hanno bisogno di sentirsi dire.
Perché se pensiamo a noi, il soggetto siamo noi e noi non siamo interessanti particolarmente per nessuno, a parte noi stessi, evidentemente. Se riusciamo invece a intercettare dubbi, paure, richieste di chiarimento dell'altro, allora l'altro ci ascolterà. Nel momento in cui ci ascolta, nel momento in cui abbiamo la sua attenzione, perché anche questo durante le crisi è attention marketing, allora abbiamo la possibilità di far passare quello che volevamo dire. Se no, non passa. Questo funziona regolarmente, funziona per un post sui social e funziona per una mail. Noi ci guadagniamo l'attenzione dal soggetto della mail. Il primo punto di discriminante è cosa c'è scritto nella barretta dell'oggetto. Se non gliene frega niente, va oltre. Peccato, chissà che cose interessantissime c'erano all'interno della mail, però non le vedrà mai. Sistematizzando. Ogni riga di ciò che scriviamo si guadagna l'attenzione per quella che segue. Quindi dobbiamo impostare tutto sapendo benissimo che la gente di base non ha un preconcetto positivo nei nostri confronti, ha altro da fare. Quindi stiamo chiedendo loro di fermarsi e di darci retta e dobbiamo dare dei buoni motivi. Non necessariamente i buoni motivi nostri sono buoni anche per loro. Il che peraltro sembra abbastanza intuitivo perché vale anche per noi. Il quinto, l'ha detto anche Massimo, le persone che lavorano con noi, la capacità di potenziamento, ho delle slide da far vedere dopo da questo punto di vista. Allora, prendiamo in considerazione questo fatto, gli account personali sono molto più efficaci di quelli aziendali. Quindi, se li abbiamo, usiamoli. Se non li abbiamo, peccato, ma cogliamo l'occasione per cercare di far sì che il nostro account come imprenditori appaia, possibilmente anche quello delle persone che in azienda contano. C'è una serie di motivi per cui gli account personali hanno poteri che gli account aziendali non hanno. Li vediamo dopo, però adesso datemela per buona così. Usiamo i social per quello che sono. Se abbiamo un social media mix sufficientemente ricco, siamo su LinkedIn, ma anche su Twitter, ma anche su Instagram, ma anche su Facebook, nel tran tran della vita quotidiana molto spesso prendiamo la stessa cosa e la replichiamo ovunque con l'idea che si spara il mucchio. Non si spara il mucchio in modo efficace da molto tempo, gli invii massicci di mail non funzionano, invece raffinare quello che si fa produce risultati. Anche qua lo vediamo tra poco, da ogni social portiamoci a casa le sue peculiarità, il che significa che dobbiamo definire forme di comunicazione specifiche. Il settimo fa il paio con quello di prima dei nostri dipendenti / collaboratori. Usiamo i dark social. I dark social sono, per intenderci, le chat, tanto per capirci. WhatsApp è il primo di questi, Messenger, tutto l'ambaradan di quel tipo. Vi farò vedere delle slide anche da questo punto di vista. La cosa si collega. I dark social sono tipicamente personali. La comunicazione personale, in fasi come queste, a maggior ragione, pesa molto di più di quella ufficiale e istituzionale. E i canali squisitamente personali sono più efficaci di quelli pubblici. Che non vuol dire che non postiamo su LinkedIn. Vuol dire semplicemente che mentre postiamo su LinkedIn come azienda e come persone pubbliche, laddove ci serve, veicoliamo informazioni più fini attraverso canali che sono fondamentalmente one-to-one. Ottavo, anche qui vedremo qualcosa dopo, ma alcuni di voi hanno già dei dati, perché li abbiamo già visti in passato. Fate squadra, per forza fate squadra. E sui social, da soli, non si va da nessuna parte. È uno sport di squadra e non è uno sport di breve termine, non è una gara di scatti, quantomeno a mezzo fondo. Da questo punto di vista non possiamo aspettarci risultati significativi in questo momento di crisi, nei prossimi 15 giorni. Non è realistico, non è pensabile. Dobbiamo metterci l'animo in pace, fare le cose bene e continuare a farle. Se le facciamo però in modo coordinato, vi garantisco che i risultati cambiano completamente. Abbiamo in unione esempi chiari, dopo li vediamo, numerici, quantificati, del fatto che account, che nessuno dei quali ha una potenza devastante, quando lavorano insieme in modo coordinato, producono risultati veramente significativi. Esempio, Plastic Tax, settore gomma plastica, problema di un paio di mesi fa. Abbiamo
avviato un progetto pilota interno a Unione che ha portato all'attivazione di alcuni account di imprenditori che non c'erano, Twitter in particolare, ma non solo, perché poi quando uno si muove da qualche parte probabilmente si muove anche altrove, per esempio su LinkedIn. Questi sono i risultati quantitativi di un periodo di campagna, sono le impression Twitter. Twitter, perché Twitter? Perché Twitter ce le fa calcolare, mica peraltro. Instagram non ce le dice, Facebook manco parlarne. Twitter invece fornisce un sacco di informazioni agli strumenti di analytics e quindi si usa. Il tracciamento è sull'hashtag Plastic Tax, che non era usato soltanto da noi, diciamo, Unione, settore gomma plastica, lo usava un sacco di gente. Per esempio lo usavano dei partiti politici che cavalcavano l'antagonismo governativo sulla Plastic Tax. 11 milioni di impression. E vabbè, chi le ha fatte queste cose qua? In quel periodo lì? Ecco qua chi le ha fatte. Questo è il diagramma finale. C'è un diagramma iniziale che vi risparmio. Fidatevi. Nel diagramma iniziale non c'era praticamente nessuno degli account bordati di rosso e c'erano solo gli account prevalentemente politici, per esempio Forza Italia. E Web Magazine o risorse web vicine a quell'area politica. Dopo il periodo di campagna che abbiamo fatto, questo è il quadro finale. Cioè, c'è una serie di account riconducibili a Unione in posizione molto alta. Cioè, sono i principali contributori agli 11 milioni di impression che abbiamo portato a casa. Morale, di nuovo, se voi aveste un'idea dei numeri che ci sono dietro in termini di following a ognuno di questi account, vi stupireste e potete dire, ma com'è possibile che un account che ha 100 follower muova davvero qualcosa? In effetti non muoverebbe niente, ma una serie di account che si tengono costantemente e che costantemente si rimbalzano, si amplificano l'uno con l'altro, producono algoritmicamente un effetto esponenziale, che è quello che fa sì che si diventi la mosca cocchiera di un hashtag che ha base nazionale, che era già in mano ad altri, tendenzialmente più forti di noi, ma che non hanno lavorato in modo così coordinato e concentrato nel tempo. Primo set di slide. Allora, un inizio di spiegazioni sul meccanismo retrostante. Perché le cose vanno così? Perché i mercati sono effettivamente cambiati, la digital transformation è già in essere da un bel po'. Ne parliamo, facciamo i workshop e compagnia. Questa situazione ci sta costringendo a prenderla in considerazione, almeno per una cosa, in modo molto più cogente. Stiamo parlando ovviamente della remotizzazione dei processi lavorativi, dello smart working, per esempio. Alcune tecniche tradizionali, quelle più usate, sono deboli. Cioè, i meccanismi di contatto basati sulla telefonata funzionano poco, funzionano male. Le persone hanno tempo, le persone filtrano le telefonate, non ci possiamo fare conto, dobbiamo usare altro. Il terzo punto casca ad asino con quello che avevamo appena detto. I rapporti online sono prevalentemente tra persone e persone, non tra persone e azienda, tra persone e marchio o tra persone e brand. Questo è uno dei motivi per cui gli account aziendali sono più deboli, perché non hanno personalità. Non ci parliamo volentieri e diceva il Cutrain Manifesto, la prima versione, 1999, una lettura meritevole di attenzione. La tesi numero uno, i mercati sono conversazioni. Quando lo diceva, i social non esistevano, quindi è stato veramente profetico. Oggi i mercati sono davvero conversazioni, le conversazioni sono prevalentemente digitali. La crescita dei dark social. Da qualche slide vedremo cosa intendo in termini quantitativi. E di nuovo, le relazioni tra account personali sono più significative di quelle tra account aziendale e i suoi follower. Una sinossi di ciò che abbiamo a disposizione per, digitalmente parlando. Lealtà, fedeltà al brand, netta diminuzione. Siamo infedeli al brand. Uno dei motivi per cui la voce del brand è debole. Certo, si possono fare i casi singolari, Nike, complimentoni,
mi viene il nome, la bevanda energetica, avete capito, quella con le ali, molto bravi, ma per il resto ne ha un mediamente maluccio. B2B molto di più, in ambito B2B la relazione è molto più persona e buyer che buyer e brand. Advertising, se avessimo mai in mente di fare dell'advertising in questa fase, dimentichiamocelo, l'advertising è in crisi dal 2008 fondamentalmente. L'advertising web non va poi così tanto meglio di quello cartaceo televisivo. Va bene quello social, ma quello che è stato display, cioè i banner, hanno meno davanti anche loro da almeno un paio d'anni. Il fatto è che l'advertising non funziona in quanto tale, cioè il messaggio pubblicitario viene guardato storto da tutti noi, dai giovani molto di più, oltre al fatto che viene filtrato in modo significativo dagli adblock, che solo il fatto che esistano fa capire che la roba lì non la vogliamo. Cioè il 25% degli utenti mondiali usa adblock, il 40% dei millennial fino a 35 anni usa adblock. Ogni 100 euro messo in pubblicità digitale ne sprechiamo dai 25 ai 40, sono bruciati prima ancora di incominciare. Confidenza, credibilità, fiducia nel brand scende in tanti buoni motivi, brutte storie, situazioni note di produzioni fatte malamente. Qua c'è tutto il discorso che in questo momento è estremamente in evidenza dell'attenzione dell'impresa a questioni sociali. Sostenibilità, rispetto dell'ambiente, compagnia bella. Sappiamo che questa cosa è passata da una specie di orpello che puoi appenderti al revers della giacca se ci tieni, a una delle condizioni per il successo imprenditoriale. Ed è evidente, parliamo del movimento B Corp, al quale un po' di imprese dell'Unione hanno aderito. Parliamo sempre di Marco Piccolo, molti di voi conoscono, che ne ha fatto un pilastro della sua comunicazione. Ma possiamo parlare anche del signore Capoccia di McKinsey, che dice chiaro e tondo, questione di poco tempo e le imprese sporche non avranno mercato finanziario, cioè non troveranno fondi, nessuno ci vorrà mettere soldi, perché saranno visti come soldi persi che hanno un feedback negativo. L'attention span, l'attenzione che possiamo ottenere, ricordiamoci che se si sta parlando di promuovere la nostra azienda, di nuovi mercati o di reagire a una crisi, non cambia niente, abbiamo comunque una questione di attention marketing, dobbiamo catalizzare l'attenzione dell'altro, se no parliamo al vento. L'attention span è notoriamente in continua diminuzione, è il tempo d'attenzione, si misura ormai in secondi, quindi ci giochiamo tutto quello che vorremmo dire nei primi secondi in cui abbiamo cominciato a dirlo. Se partiamo male siamo fottuti, non ci salveremo dopo. Lo storytelling di qualunque cosa non può essere impostato su un avvio dalla lontana in cui prendiamo le mosse da quando partimmo, quando costituimmo l'azienda, eccetera, eccetera, per arrivare infine al nocciolo. Al nocciolo non ci arriva più nessuno. Dobbiamo esporre subito la cosa più importante in una maniera che funzioni nei confronti di chi la legge e gli faccia leggere il resto. Che i consumatori abbiano realmente davvero un maggior controllo, è un luogo comune, in buona parte è vero. Massimo citava gli aspetti relativi alle recensioni. Le recensioni sono una roba chiave in molti modelli di business, certamente quelli B2C. Cioè, Amazon, ogni volta che compriamo un bullone, ci scrive dicendo: hai comprato un bullone, vuoi scrivere una recensione? Se sei un acquirente ragionevole su Amazon, probabilmente prima di comprare un prodotto, un'occhiatina alla recensione gliela dai. A quante stelline, ma anche a quante in totale. Cioè, me ne faccio niente di un prodotto che ha 5 stelle ma ha 2 recensioni. Una l'ha fatta lo zio dell'imprenditore e l'altra sua mamma. Se ce n'ha 10.000 e ha 4 stelle e mezzo, mi torna. Questo ha delle utilità pratiche per noi, le vediamo dopo. In questa fase potremmo rispondere ad alcuni timori, che quello dei timori è un tema ancora scoperto, non toccato, dei nostri interlocutori, portando testimonianze positive, se riusciamo ad averne, ma se non le cerchiamo non le avremo mai. In questo momento ci serve proprio qualcun altro che dica: vai sereno.
Ma la creazione di contenuti in questa fase non ci interessa, perché non è questo il nostro momento. Diciamo, le alternative in termini di brand nemmeno ci interessa. La disponibilità di una set di canali media, sì, è il discorso di prima. Abbiamo in realtà lì una serie di strumenti, possiamo usarli in modo fine, dopo vediamo in che senso in modo fine, però dobbiamo usarli. Dobbiamo anche tenere presente, alcune di queste slide non le ho fatte adesso, uso slide che uso per altre cose, quelle che mi sembrava che ci stessero. Il motivo per tutto ciò è che in realtà una serie di indicatori, e li vediamo, ci dicono che il processo decisionale di acquisto in questo caso, o di rifiuto, ahimè, forse, si sviluppa in parte consistente online e si sviluppa spesso prima che diventi visibile per noi, prima che ci sia un contatto. Online c'è un sacco di roba. Allora, chi si sta formando opinioni sull'Italia in questo momento? Si sta formando sulla massa di roba che viene pubblicata e che tende ad associare il coronavirus all'Italia. Se la sta già formando, se l'è già formata. Poi parla con noi, ma non porrà a noi il problema. Noi abbiamo l'esigenza di, se ci riusciamo, di modificare la sua percezione. Ma lui ce l'ha già, se l'è già strutturata. Se è vero che il 75% dei buyer B2B è influenzato dalle informazioni che trova sui social, lo dice una ricerca di un paio d'anni fa di Carnegie Mellon per Dell, questo processo, che è tipicamente un processo per lo sviluppo del business, possiamo utilizzarlo per la difesa del business, è la stessa cosa. Anche qui ha delle implicazioni ben precise su quello che noi metteremo sui social, che vediamo dopo. Stesso discorso, il processo decisionale, ma addirittura il processo di acquisto, percentuale inferiore, 67 contro 65, si chiude, si conforma quasi completamente online. I dark social, analisi di e-marketer, due torte, si vede piuttosto chiaramente che l'informazione pubblica online, Facebook, Twitter e other, cuba da meno di un quarto al massimo un quarto. Tutto il resto viaggia per linee che non sono tracciabili. Viaggia per quel passaparola che ci stava anche Massimo, di cui i social sono l'apoteosi, perché i social sono macchine per l'automazione del passaparola. Punto. Questo fanno le piattaforme digitali sotto, dove noi non guardiamo. Quello che fanno concretamente è darci gli strumenti elementari, consiglia, commenta, condividi, per far girare un contenuto e trasportarlo all'attenzione di qualcun altro. Lo fanno scientemente. Quando io metto un commento a un post su LinkedIn, le persone con cui sono collegato vedono passare una notifica che dice: Paolo Otteo ha commentato il post di Pippo. Il presupposto è un bias, e online i nostri bias, cioè i processi cognitivi di cui siamo consapevoli, no? In sintesi la definizione, ce n'è una tonnellata all'opera. Questo è quel bias fondamentalmente di riflessività. Se un mio amico dice che quella cosa è buona, si può presumere che possa essere buona anche per me. Il fatto che sia un mio amico, il fatto che io lo consiglio, il mio amico, lo rispetti, lo ritenga autorevole, o quello che volete voi, la relazione positiva sdogana un'informazione che non avevo, che non mi era arrivata, in forma positiva. È il passaparola, cioè il nostro amico che ci dice compra quella cosa che mi sono trovato benissimo. Siccome noi riteniamo che sia affidabile, lo prendiamo in considerazione. È influenzante, è un influencer per noi. Cioè modifica il nostro processo decisionale. Una ricerca analitica, 1%, 10%, 40%, 80%. Detto così, non dice un tubo. Visto così, non dice un tubo, però si può spiegare. Sostanzialmente la ricerca, l'analitica si occupa di influencer marketing, grosso modo dice che l'1% degli influencer sono sempre settoriali, quindi stiamo parlando di influencer in una industry, non stiamo parlando della Ferragni sulla qualunque. In un modo o nell'altro impatta su un 10% di audience che è immediatamente confinante.
che è il primo tramite verso non i vertici decisionali, ma un 40% di managing director. Stiamo parlando quindi di risorse di fascia medio-alta, quelli che seguono la prima linea di coloro che seguono gli influencer. L'esplosione è nell'ultima fase ed è, secondo Analytica, quasi totalmente prodotta dal social. Va a impattare sui C-suite, cioè il C-level, la dirigenza, dall'amministratore delegato al CMO, al CO, eccetera, eccetera. Tutte queste sigle che sottendono ruoli dirigenziali in aree funzionali. Quindi il vero passaggio, l'aspetto esponenziale, il boom, passa da le funzioni medie aziendali verso i vertici in forma non tracciabile. I vertici decideranno, i vertici sono decisori. A proposito di quello che possono fare di buono per noi dipendenti collaboratori. E quindi del perché abbia senso parlare di employee advocacy, si chiama proprio così, è una disciplina, ha un nome, si pratica, è complicata, è molto potente quando viene attuata. IBM, mica una struttura, voglio dire, di una nota per la sua democraticità come cultura aziendale, è una ricerca interna. 7 volte l'efficacia in termini di conversione dei lead. Non di awareness, qualcosa di molto più fine. Stiamo parlando della trasformazione di un lead in un prospect barra customer, cioè uno che passa da opportunità a comprato. 7 volte. Perché potremmo domandarcelo? Tanto ce lo rispondiamo subito. Vale anche per le strutture commerciali, vale per i sales. Chi utilizza i social bene, nel 70% dei casi, performa meglio di chi non li usa. Anche qui c'è una serie di indagini, si può immaginare che questo sia un tema molto analizzato, per ovvi motivi. Prima si parlava di conversione dei lead, quindi sviluppo del business. Qui si parla di retention, quindi conservazione della base. Anche qui, le attività social dei dipendenti sono decisamente più performanti di quelle del brand, malgrado ormai il cliente sia acquisito, abbia già un rapporto con l'impresa, abbia già avuto modo di conoscerle, conoscere i prodotti e i servizi, farsi un'idea razionale del perché funzionano meglio. Per il motivo che dicevamo prima, noi ci fidiamo molto di più di una persona che di un logo. Se una persona di cui che ha gode di un po' di reputazione da parte nostra, si dice qualcosa, quella cosa la teniamo molto più in considerazione di un'affermazione assolutamente ragionevole, motivata, documentata quantitativamente, ma marcata, che può fare un'impresa. È di parte, per definizione di parte. Quindi, nel caso nostro, una delle cose da prendere in considerazione seriamente è che mentre con la presenza istituzionale aziendale diamo informazioni, vediamo quali tra un attimo, ma continuiamo a dare informazioni. Sarebbe estremamente opportuno che tutte le nostre persone fossero attivate perché usino il loro sistema di relazioni con i loro sistemi di comunicazione oscuri, dark, il loro WhatsApp, tanto per intenderci, ma il loro personale account Twitter, se ce l'hanno, il loro personale account LinkedIn, che probabilmente hanno, per comunicare in modo non brandizzato quello che serve che si comunichi. Se no avremo soltanto un grosso amplificatore, un altoparlantone, se abbiamo un seguito significativo, un altoparlantino, ahimè, nella maggior parte dei casi, che ripete le notizie, scusate la franchezza, di regime, quelle che il resto del pubblico interpreterà come tali, rassicurazioni di facciata, tutto va bene ma la Marchesa, eccetera, eccetera. E non c'è verso di renderle più credibili di quelle che un commerciale può dare a un buyer che conosce, con cui hanno fatto affari, in cui si sono stretti la mano in una fiera. Non c'è proprio paragone. Oh.
sono concetti, anche questi, da marketing digitale, ma la crisi è un elemento da marketing digitale. Slide, secondo me, fondamentale. Non è il momento, cioè, però ci sta a vederla. Il customer journey. Il customer journey è il percorso decisionale che fa un signore che alla fine diventa un cliente nel momento in cui gli sorge un'esigenza e quindi si muove per soddisfarla, nel momento in cui, se Dio vuole, compra da noi. Il customer journey è diventato molto complicato perché layer digital lo ha reso molto complicato. Allora, questa immagine secondo me dice un sacco di cose interessanti, la prima delle quali è quel signore passa attraverso una serie di stati, è un funnel, si chiama così, è questa barra colorata, da un inizio di rapporto conoscitivo, awareness, a, se possibile, un sentimento positivo di affezione nei nostri confronti, che lo trasforma in un ambassador spontaneo, lo fa volentieri, spende volentieri buone parole per noi, se lo fa sui social, innesca quei processi di passaparola che per noi sono la manna. Il suo percorso però è molto arzigogolato. Probabilmente c'è uno strato fisico in cui, per dire, parla con qualcuno. Questo word of mouth non è il word of mouth dei social, è quello reale, quello fisico. Potrebbe entrare in un negozio, potrebbe entrare nella nostra sede, non cambia niente. Parla con una nostra risorsa commerciale. Più avanti parla con il nostro call center. Però c'è uno strato digitale. E lui entra ed esce dai due stati. Se noi non lo presidiamo, lo stato digitale, quando lui transita qua sopra, per noi è cieco. Noi non sappiamo dove sta andando. Per noi letteralmente sparisce dallo schermo radar, per poi riapparire magari quando rientra nello stato fisico, che è l'unico che presidiamo. L'altra cosa che dice questo grafico è che non tutti i touch point hanno la stessa natura. Alcuni sono, se fai zoom, alcuni sono gestibili, sono quelli a colore pieno, altri sono earned, cioè sono in mano a qualcun altro, ce li dobbiamo guadagnare. Allora, banalmente, i social media. Noi abbiamo i nostri account, ma se ci illudiamo con questo di avere un controllo su ciò che avviene su LinkedIn, veramente abbiamo delle illusioni. Su LinkedIn o su Twitter o su Facebook dobbiamo guadagnare lo spazio di attenzione, perché in realtà è una community con N soggetti attivi del tutto incontrollabili per noi. Il nostro sito, invece, è totalmente sotto il nostro controllo. Quindi, se non fa quello che deve, è un problema nostro. Abbiamo sbagliato qualcosa noi. Non ci abbiamo messo l'attenzione che serve, non ci abbiamo messo le risorse che servono. Il complesso di queste cose è coordinato e continuativo, cioè opera insieme. Questo customer journey è magari eccessivamente complicato. Semplifichiamo quanto vogliamo. Quella è una questione che possiamo fare solo noi. Il modello però è questo, cioè definiamo i punti di contatto e facciamoci trovare lì pronti quando vogliamo sviluppare un mercato e adesso quando vogliamo ridurre gli impatti. Cioè facciamogli trovare le cose che servono a loro, perché è l'unica chance che abbiamo per farlo. Definiamoci degli obiettivi chiari, poche cose da dire, quello che ha detto prima Massimo e che si è dato fin dall'inizio, poche. L'ansia di comunicare tante cose ci farà danni. Cerchiamo di capire, il termine tecnico è personas, chi c'è dall'altra parte. Allora, personas, anche questo lo vediamo tra un attimo, è un concetto che fa riferimento non a una segmentazione macroscopica che non ci serve più, ma alla definizione di stereotipi di persone che effettivamente incontriamo, che hanno esigenze diverse, a cui dobbiamo dire cose diverse. Allora, la prima macroscopica distinzione che dobbiamo fare in questo punto è le persone con cui abbiamo rapporti all'esterno della nostra impresa, le persone con cui abbiamo rapporti all'interno, le nostre persone. La prima dicotomia in termini di personas è questa. Ci sono cose da dire fuori, ci sono cose da dire dentro.
non perché dentro si dica la verità e fuori si raccontino balle o viceversa, ma perché sono diversi bisogni. Se noi non soddisfiamo i bisogni, dal punto di vista della comunicazione, non succedeva niente. Il terzo punto l'abbiamo appena visto. Individuiamo i touch point, vediamo quali sono i punti di contatto e cerchiamo di attivare il touch point in modo consapevole. Un esempio qualsiasi. LinkedIn, impresa X, ha una company page. Ci sono i profili personali dell'amministratore delegato, del responsabile delle vendite e del responsabile della produzione, supponiamo. Potenzialmente tutti questi sono touch point, ma saranno touch point decisamente diversi. Allora, la company page probabilmente avrà un'utenza eterogenea. L'amministratore delegato probabilmente avrà un'utenza, cioè un audience, che è specifica per il suo ruolo e per il tipo di attività operativa che fa. Se è, per intenderci, il promotore commerciale numero uno dell'impresa, possiamo immaginare che siano interlocutori. Il responsabile della produzione avrà quasi sicuramente, tra la sua audience, i suoi collegamenti LinkedIn, una serie di persone che fa un lavoro simile al suo, cioè che presso i clienti ha un ruolo tecnico di validazione dell'offerta, tanto per capirci, che non è necessariamente il decisore dell'acquisto, perché il decisore dell'acquisto è dall'altra parte, magari è l'altro amministratore delegato. Però quella persona che ha un ruolo tecnico è quella che influenza il customer journey complessivo, cioè definisce quasi sicuramente specifiche requirement e poi contribuisce al giudizio. Allora si può intuire che alcune informazioni sulla continuity aziendale dal punto di vista produttivo, veicolate dal responsabile delle vendite, assumono un valore, veicolate dalla company page, assumono un valore generalista e ahimè non così potente, ma nel rapporto one to one tra il nostro responsabile di produzione e il validatore tecnico dall'altra parte, che magari appunto si conoscono già, hanno fatto cose insieme, si sono visti, ha un valore completamente diverso. C'è simmetria professionale, c'è rispetto reciproco professionale. Il responsabile della produzione diventa un touch point fondamentale da questo punto di vista. Ma nell'organigramma non lo è. Non è investito di quel ruolo. Gli altri punti non sono quelli che ci interessano, sono relativi al customer journey, non ci interessano. Il concetto di personas ci serve anche operativamente. Cioè una delle cose che dovremmo fare è pensare: io devo far arrivare alcune informazioni, quali, me lo scrivo, obiettivi, pochi e chiari, ai miei interlocutori esterni, supponiamo, i miei clienti. Sono tutti uguali? Dimensione, attitudine, nazionalità, cultura, cultura nazionale, chi più ne ha più ne metta? Realisticamente no. Faccio la stessa cosa per tutti? Realisticamente meglio di no. Se l'individuo come personas, e il modello per farlo ve lo faccio vedere adesso, probabilmente riesco ad essere molto più fine nella comunicazione. Però ci perdo in volume. Sì, certo che ci perdiamo in volume. Se vogliamo guadagnare in volume, scriviamo le stesse quattro righe e le spariamo a tutto il mondo, con l'illusione che tutto il mondo le prenda in considerazione e ci rifletta sopra. La redemption di attività di emailing di quel tipo è 0, una fila di zeri lungo un chilometro e un 1 in fondo. La redemption, l'attività di email marketing fatte bene, è molto più elevata. Ergo, la strada del scrivo una cosa e la sparo 1000 volte non è quella praticabile, men che meno in una fase come questa. Farò una selezione ragionevole delle persone, non le aziende, le persone all'interno delle aziende a cui voglio veicolare principalmente quel 3-4 informazioni chiave, ma poi le adatterò a quelle persone. Esempio di dicotomia tra segmentazione tradizionale e buyer, persona con le logiche attuali. I parametri, uomo, 35, eccetera, eccetera, abita in Italia, vuoi in grandi imprese. Dall'altra parte, nome e cognome, età, studi, cosa fa nella vita, che cacchio di ambiente lavorativo ha, dove abita, sposato, due figli, tempo libero, ha degli hobby. Sembrano, come dire, scusate, pippe mentali. In realtà ci sono software che costano un botto per fare questa roba qua.
perché l'efficacia è radicalmente diversa. Vi faccio vedere tre esempi di schede, perché si fanno proprio delle schede. Ognuna di queste fa riferimento a una persona che non esiste, è una persona costruita, ma con un grado di dettaglio molto elevato. Questa è abbastanza semplice. Ci si mette anche la foto, eh? Si dà un nome, si definisce l'età, quanto guadagna, se vive in città, che obiettivi ha e quali sfide, con quali sfide si confronta e soprattutto cosa possiamo fare noi per aiutarla. Perché se noi possiamo proporle qualcosa che l'aiuta, ci darà retta. Altro esempio, più articolato. Altro esempio ancora, ancora più articolato. Non è tempo perso. Se fate un mente locale, identificate i personaggi principali con cui a cui volete comunicare le cose principali che volete comunicare e formalizzate, non è un esercizio, ma dai, li conosco. Quando formalizziamo qualcosa, compresi gli obiettivi, cambia. Quando ci mettiamo lì e scriviamo i processi, cambia. Per esempio si scoprono che i processi sono inefficaci, li abbiamo sempre attuati, che non sono accettabilmente efficaci, ma in realtà quando li guardiamo lo sono molto meno. Quando facciamo questa operazione, perché siamo in ballo con la digital transformation, regolarmente scopriamo che i processi esistenti in azienda, quando cerchiamo di digitalizzarli, non c'è verso e non funzionano. Cioè schematizzarli fa emergere le incongruenze. Quindi tempo utile, la qualità di ciò che faremo migliorerà radicalmente. I touch point. Breve elenco, c'è dentro di tutto. Questi sono, vuol dire, i luoghi. Poi ci sono le persone nei luoghi, le persone giuste nel luogo giusto. L'incrocio di queste cose definisce il punto di attacco. Uno strumentino che aiuta a fare queste riflessioni. Liberamente scaricabile dal web. Il canvas della value proposition. C'è una cosa particolare su cui vorrei portare la vostra attenzione, che secondo me è quella che fa la cosa interessante di questo oggetto. Non è tanto quest'area qui, prodotti e servizi. In questo caso, per l'uso che possiamo farne come risposta a una crisi, è meno interessante. Questo è molto interessante. Generatore di vantaggi e riduttore di difficoltà. Questa cosa è applicabile a noi. Questa cosa è applicabile agli altri. Incidentalmente, le due sezioni, forma diversa, ma hanno la stessa struttura. Allora, noi dobbiamo identificare, per farci ascoltare, per far passare quello che vogliamo far passare, dobbiamo trovare un rivestimento, che è quello che fa scivolare il nostro contenuto, e questo rivestimento o è un generatore di vantaggi o è un riduttore di difficoltà. Dobbiamo capire se la persona, quindi le personas che abbiamo di fronte, ci chiedono di dare un senso consistente, un'informazione solida che produce loro un vantaggio, o una stessa informazione altrettanto solida che riduce le loro difficoltà. Se no non passerà, se ci mettiamo sulla nostra spinta a dire che stiamo bene, che tutto funziona bene, eccetera, eccetera, vediamoci, questa cosa interessa a noi, non interessa agli altri. Interessa agli altri solo se il fatto che noi stiamo bene per loro, al loro produce vantaggi o riduce le difficoltà. Ma non è ovvia. Questo passaggio non è embedded. È ovvio soltanto per noi, perché stiamo parlando di ciò che interessa a noi, quindi è interessantissimo per definizione, ma non è vero. Scaricatelo, fateci una qualche riflessione sopra, vi aiuterà a schematizzare le cose specifiche che voi potete dire al vostro interno e verso l'esterno, perché lo schema è lo stesso, si applica nello stesso modo. Ah, scusate, ci sono domande? No, non ce ne sono. Passiamo all'operatività più bieca. Sì, Paolo, chiedo scusa. Direi che cerchiamo adesso di iniziare a contenere un attimo i tempi. Siamo fuori come bancari. Avviarci. Grazie. Vado veloce. Il sistema di presenza online, il nostro, quello di tutti.
grosso modo uno schema del genere. Non guardiamo questa sezione, quella delle metriche di reputazione, non perché non ci interessa, ci interesserebbe moltissimo, perché è quella che fa la differenza nell'efficacia di quello che facciamo, ma non la possiamo modificare adesso, quindi non ci interessa. Allora, il sistema delle relazioni reali, visto, no? Si parte da lì quando si sbarca sul digitale, ma si parte da lì anche in questo caso. Cioè, il primo punto d'attacco è quello. Il sistema della presenza digitale social. Presumiamo di avercelo, ampio e stretto. Il sito aziendale. C'è un blog? Molto meglio se c'è un blog. C'è un'area news? Beh, insomma, meglio che niente. Non c'è niente di tutto questo. AIA, come strumento di comunicazione, è debole. Pensiamoci, non ci vuole molto per trasformare un sito in un affare che comunica davvero qualcosa invece che il solito chi siamo, i nostri prodotti, i contatti. È l'unica risorsa su cui abbiamo un controllo completo. Quindi, per esempio, è la risorsa in cui cerchiamo sempre di portare tutti, cioè li agganciamo sui social per trascinarli sul sito. Il meccanismo fondamentale è quello. Per trovare che cosa? I nostri prodotti e servizi, ovviamente, in condizioni normali. Informazioni specifiche su quello che stiamo facendo, magari in queste circostanze. Scusate, vado veloce qua. Facebook. Non disprezziamolo, anche se siamo B2B. È arcinoto che Facebook è efficacissimo anche per chi lavora B2B. Il motivo per cui è efficacissimo non è che la company page sia una potenza, perché non lo è. È che su Facebook gli account personali hanno una prossimità molto elevata. Quindi gli elementi di confidenza personale su Facebook sono massimi. Se abbiamo rapporti su Facebook con clienti e fornitori e i nostri dipendenti, al di là dei rapporti interpersonali reali, subito dopo viene Facebook come luogo dove parlare human to human. Ci serve quella componente lì, perché qui dobbiamo rassicurare gente che ha anche delle paure irrazionali. Non, i dati vanno bene, le informazioni diciamo reputazionali significative, le ottime, tutto benissimo, però normalmente l'aggancio per una posizione irrazionale non è una overdose di razionalità, non funziona tanto. Cosa possiamo farci? È appunto dare spazio agli elementi umani. Quali sono aziendalmente? Le nostre persone in azienda? Le iniziative di smart work che abbiamo preso? La nostra capacità di reazione? La continuità dell'attività quotidiana? Una cosa mi raccomanderei, sempre in positivo. Cioè, ci mancherebbe altro. Sì, ci mancherebbe altro un corno, nel senso. È chiaro che sulla nostra company page difficilmente ci sbilanceremo in informazioni apolitiche, ci lasceremo prendere allo sconforto. Peccato che lo facciamo un minuto dopo sul nostro account personale, con l'idea che tanto siamo con amici. Se Facebook vale soprattutto per gli account personali, rendiamoci conto che quello che scriviamo sui nostri account personali vale come se fosse pubblico anche se non lo è. Non si tratta qui di fare affermazioni di facciata, di fare della retorica da quattro soldi, di fingere di essere tonici, brillanti quando non lo si è, compagnia bella. Si tratta di essere reali, diceva anche Massimo. Diamo informazioni credibili, consistenti. Si vive una situazione complessa, nessuno lo nega. Si sta reagendo in modo consistente. Esatto, esattamente quello che voglio farti capire. Quando, e tutti l'abbiamo fatto, soprattutto nella prima fase, siamo lasciati andare a post sul coronavirus con i nostri account personali, mettendo l'hashtag regolarmente e dicendolo a qualunque, a volte anche cercando di introdurre elementi di razionalità o impelagandoci in discussione. Algoritmicamente abbiamo dato il nostro bel contributo alla crescita del montante che ha fatto del coronavirus il nostro universo in questi giorni. Tutto il resto è scomparso. Abbiamo pompato algoritmicamente quella parolina lì, l'abbiamo fatta diventare la parola chiave delle parole chiave. Col senno di poi, abbiamo fatto 100.000 volte meglio, tutti noi, su Facebook, stare zitti e parlare di calcio.
usiamo pochi hashtag. Gli hashtag funzionano su Facebook, non sono eccezionali, ma funzionano. Usiamo sempre i social. Twitter è questa roba qua. Su Twitter dovevamo cercare di potenziare la nostra personale, account personale, anche qui, authority reputation, anche quello dell'azienda, evidentemente. Facendo trasparire la componente di umanità e cercando la leadership di pensiero. Cioè, nel nostro campo, nella nostra industria, nel nostro settore, sui nostri temi, quello che diciamo noi ha valore. Non siamo gli ultimi dei fessi. Ci si fa ascoltare. Twitter ha una caratteristica, è labile. La vita media di un tweet è 8 secondi, quindi un tweet alla settimana risparmiate, non serve a niente. Bisogna twittare consistentemente, soprattutto in queste fasi. Cosa? Beh, visto che si parla di twittare frequentemente, diamo info frequenti, ovviamente. E dove le peschiamo? Lo vediamo dopo. Perché l'alimentazione, cerco le cose, chissà quante cose sbagliate potrei scrivere. Ci cerchiamo delle fonti, ma soprattutto cerchiamo di lavorare in un certo modo. Cerchiamo per esempio fonti pubbliche oppure cose che ci rappresentano. Anche qui due o tre hashtag e uno è sempre We Social. LinkedIn è questa roba qua. Anche qui authority reputation, meno che su Twitter. Qui l'epicentro è il ruolo professionale. Chi siamo professionalmente e non è la leadership di pensiero, ma è la leadership di settore, di attività, quella che ci caratterizza. Cosa mettiamo? Aumentiamo il numero di post personali al giorno, insieme a quelli della company page, ma i nostri personali. Uno o due al giorno non sono un dramma, si fanno accettabilmente. Di nuovo, condividiamo dati positivi da fonti pubbliche positive, affidabili, credibili. LinkedIn unione è forte, unione è fortina anche su Twitter, ma su LinkedIn molto di più. Quindi una delle fonti è proprio l'unione, che peraltro sta producendo informazioni continue, le setaccia, le valida e le pubblica. Non pubblica tanto per esserci, non fa clickbaiting, titolone per acchiappare l'attenzione e testo che contraddice quello che ha scritto al titolo. È tutta roba consistente, è stata vagliata. Quindi ci potete stare tranquilli quando pescate nella company page di LinkedIn dell'Unione. Cogliete l'occasione qua per raccontare l'impresa, anche la sua storia. Ha ragione Massimo, abbiamo vissuto tutti momenti non banali, mica come questo, effettivamente, cioè non così corale. Ne siamo usciti? Sì, la storia qualcosa vale da questo punto di vista. Abbiamo raggiunto dei traguardi? Sì. Possiamo rappresentare delle attestazioni terze e positive, il discorso di prima, l'equivalente delle recensioni di Amazon? Benvenute. Abbiamo dei clienti che abbiamo rapporti molto stretti, che sono disposti a spezzare una lancia? Chiediamoglielo. Chiediamogli di farlo pubblicamente. Farlo con un post su LinkedIn. Qualcuno ci sarà, non possiamo farlo a tappeto. Quella roba ha molto valore, perché quella roba è terza, cioè non è branded, non è nella nostra company page, non è neanche fatta da me, è fatta da uno che conosce. No, fidatevi, nell'azienda solida ci sta, c'è e ci resta. Anche qui due o tre hashtag e il solito We Social. Siete su Instagram? Boh, chi lo sa, normalmente ci siete col profilo personale. Instagram è in auge, ha i suoi limiti, però in auge. Se ce l'avete, usatelo. Instagram è questa roba qua. Qui la parte proprio di quotidianità e domina, insieme alla capacità di racconto visuale. Senza foto, video, Instagram non esiste. Cosa potete rappresentare? Foto e video di una normale vita aziendale, del fatto che l'azienda c'è e va avanti, che fa le cose. Foto e video dei vostri dipendenti che fanno smart working, di prodotti che escono dalle linee, vengono caricate e vanno, oppure di prodotti di materie prime che entrano nelle linee. Testimonianze rassicuranti dei dipendenti, non male se ottenibili. Se i vostri dipendenti si rappresentano come
sono tempi complicati, ma si tiene botta, questa cosa funziona, questa cosa è credibile. C'è un elemento però che sappiamo che striscia lì sotto. L'Italia è in una situazione complicata. Ogni area, quelle rosse di più evidentemente, ma ogni area c'è una... Cioè, si teme, ci sono indagini da questo punto di vista, credo anche Confindustria le abbia rilevate, si teme un problema di rimbalzo sull'intero Made in Italy, in quanto Made in Italy. Allora, Instagram è il posto buono per contrastare questa tendenza. Parlate del vostro territorio. Su LinkedIn non è pensabile, su Instagram sì. Io vengo da lì, io lavoro lì, io sono nato qui, e qui è questo posto, con questa foto. Usate gli hashtag territoriali, Piedmont, Torino, Teorin, usate quelli di industry, li trovate con facilità, vi ho messo l'esempio auto, automotive, ma se cominciate a vi presenta gli hashtag correlati e vi dice anche quanto sono usati. Usate hashtag di Stato, della serie sono tosco, ci sono, entrepreneurship, penso alla crescita, privilegio la community, il loro senso è questo. Non ha senso usare questi hashtag altrove, su internet ce l'ha. Dovreste avere mai anche Pinterest? Usatelo, usate tutto quello che avete in questa fase. Questo è il marchio di Pinterest, è un social basato sulle immagini e sui video, con una cura estetica particolare, ha molti meno utenti ma molto più engaged. Ci sono settori, fashion e food per esempio, per i quali Pinterest è fondamentale, per altri molto meno. Però, per dire, Pinterest è il deposito mondiale delle infografiche, quindi c'è una montagna di utenti B2B che ci transitano. È il social che ha più capacità di generare traffico verso il sito, se li mangia tutti gli altri, proprio perché l'utenza è coinvolta. Quindi se ce l'avete, usatelo. Per fare che cosa? Potremmo dire qualcosa che assomiglia a Instagram. Meno personale, più attento all'estetica, bisogna vedere settore per settore, evidentemente, food e fashion si prestano molto, altri settori meno, interior design si presta, tessile si presta, è un buon posto per postare belle foto dei nostri prodotti con un testo significativo, gli hashtag, e come dire, rimarcare il loro livello, la loro buona qualità, il loro senso di esistere. Il loro senso di esistere prima, durante e dopo questa crisi. Questo è essere incoglionito e mettere Google Plus, che è morto da mo. No, Google Plus è morto, ma Google for Business no. E rimane legato agli account di Google Plus. Non necessariamente, ma di base rimane legato. Allora, Google for Business, che è legato a sua volta alle Google Maps e alle recensioni che si fanno su Google Maps, è fondamentale. Se uno ha un negozio è fondamentalissimo, ma è fondamentale comunque, perché non vi dimenticate che tutto Google, e Google usa tutte le informazioni che ha lui in pancia e quelle che riesce a ciucciare da tutti gli altri post possibili e immaginabili, Twitter per esempio, per costruire legami e definire profili reputazionali. Io gli ho tolto dai piedi la manchetta dove c'erano metriche di reputazione, perché non è il momento. Ma ci sono, eh? Google è un produttore di parametri reputazionali, lo fa per i siti, lo fa per le pagine, lo fa per le persone. Le buone recensioni su Google fanno davvero reputazione, fanno salire nei risultati di ricerca. Quindi in un momento in cui abbiamo bisogno di lucidare la situazione, se abbiamo Google for Business non ce lo dimentichiamo. Anche qui possiamo ottenere recensioni, usiamo le recensioni dei clienti, ben vengano. Abbiamo un profilo Google for Business che è soltanto il segno apposto sulla mappa e non c'è un tubo. Non ci sono informazioni di contatto, orari, informazioni sull'attività, informazioni merceologiche. Un buon momento per metterle a posto. Metterci qualche foto dentro. E quando cerchiamo un posto, lo snippet, cioè quel box che Google a volte produce come risultato principale della ricerca che abbiamo fatto, se è un nome aziendale, è il profilo Google for Business che viene tirato fuori. Quindi facciamo in modo che ogni volta che qualcuno ci cerca, una cosa che trova è un bel profilo fatto bene, con tutte le sue foto, con tutte le informazioni,
che fa capire che c'è cura e continuiamo ad avere cura. Appunto, non le trattiamo, ci basta sapere che esistono e continuano a lavorare. Stop. Io la finirei qua. Nel senso che mi sembra capire che il tempo è poco, quindi... E Daniela? Perfetto, assolutamente perfetto. Direi che, come dire, vi ringrazio e scusate se ogni tanto io rompo le scatole in maniera, come dire, nascosta per farvi rispettare i tempi, ma cerchiamo comunque di dare una serie di informazioni, considerando che appunto siamo andati avanti. Mi rendo conto, non è facile passare tutta una serie di messaggi molto ampi in così poco tempo, mentre magari le colleghe di Skillab verificano se ci sono delle domande in chat, lascerei un attimo la parola al vice direttore Riccardo Rosi per un suo commento conclusivo, così intanto verifichiamo che le domande eventuali, che è il momento giusto di, come dire, porre in chat qualora non l'abbiate già fatto. Grazie. Buonasera, io mi permetto soltanto di ringraziarvi innanzitutto per essere stati così numerosi a questa sessione. Allora, noi avevamo programmato questi temi che comunque si sono rivelati, penso, interessanti di attualità, immaginando un altro scenario con questo particolare, però lo abbiamo fatto utilizzando, o meglio riutilizzando, un'esperienza che stavamo già sperimentando proprio con Paolo Lottero, chiamata hashtag, visto che bisogna riferirsi a dei concetti, le competenze che non ci sono, perché sono molte le competenze che devono essere possedute in momenti difficili come questo per poter scavalcare gli ostacoli. Adesso l'ostacolo che abbiamo davanti ha natura diversa, molto più complicata, ma comunque saper comunicare anche attraverso i social e in assoluto restano un must. Noi intendiamo proseguire queste puntate di aggiornamento, anche perché non sono possibili oggettivamente altre attività formative in questo momento, e abbiamo anche l'orgoglio di raggiungere un numero molto ampio di persone, saranno con degli argomenti più operativi, altrettanto importanti, ma soprattutto scottanti, perché riguarderanno sicurezza e tematiche legali ai tempi del coronavirus e attività del lavoro, problematiche di vario genere che stiamo, ahimè, affrontando giornalmente. Ieri, nonostante la giornata festiva, l'altro ieri abbiamo continuato a lavorare in una sorta di chat della task force che esamina le notizie, cerca di renderle più digeribili, selezionarle e pubblicarle, e quindi ci è sembrato opportuno offrire dei prodotti non tipici del repertorio, diciamo così, formativo tradizionale, ma ahimè molto importanti in questi tempi. Quindi state collegati, stay tuned, vi manderemo informazioni e potrete nuovamente collegarvi con noi. Perfetto, allora io intanto ringrazio anche Riccardo per questa sintesi, ho visto che alcuni stanno iniziando a salutare, quindi saluto le persone che devono lasciare, so che c'è una domanda per Massimo, quindi chiederei di dare la risposta, grazie. Eccomi, sì. Prima la domanda e poi la risposta. La domanda è, l'avevamo già accennata prima mentre stavo parlando, adesso me la riprendo, che diceva concretamente che cosa dobbiamo comunicare, cosa dobbiamo dire alle aziende. Adesso guardo che me l'hanno anche inviata via WhatsApp. Ok, ricette no, ma come e cosa dobbiamo comunicare operativamente con i collaboratori e dall'esterno? Allora, rischio di essere banale. Dobbiamo comunicare quello che abbiamo intenzione di fare. Come stanno reagendo le nostre aziende all'emergenza coronavirus? Abbiamo un piano di
sopravvivenza? Abbiamo un piano di welfare per aiutare le persone che eventualmente usciranno dal mercato del lavoro, usciranno dal nostro gruppo di collaboratori per un breve periodo, forzatamente? Dobbiamo comunicare quello che abbiamo intenzione di fare, senza fare false promesse. Andrà tutto bene? No. Andrà come deve andare. Io ho parlato recentemente con, faccio la mia esperienza personale, ho come ho anche scritto prima, collaboro con una struttura ricettizia, con un residence qui a Torino, ha conduzione familiare, che ha il forte problema di come pagare gli stipendi. E che cosa dire? Cominciare a pensare a come superare questa cosa e anche che tipo di responsabilità sociale vogliamo prenderci nei confronti dei propri collaboratori o nei confronti ovviamente del mondo esterno. Quindi non è che noi possiamo dirvi che cosa volete comunicare, che cosa dovete comunicare. Quello che noi possiamo fare è aiutarvi in tutti i modi, con un altro webinar, con una visita presso di voi mantenendo i 5.000 metri di distanza possibili e immaginabili. Quello che noi possiamo fare è cominciare a pensare insieme davvero, prima di tutto, che cosa potete fare, che cosa avete intenzione di fare e riuscite a fare, perché poi ci sono un sacco di elementi di carattere esogeno che noi non possiamo controllare sull'andamento dei mercati, per esempio, per cercare di costruire una business continuity, scusate il gioco di parole, che arrivi al punto in cui questa crisi finirà e che quindi si possa ricominciare. È difficile dire che cosa dovete comunicare. Non possiamo dirvi di comunicare che andrà tutto bene quando invece si può dire, insomma, è già passata l'ora, la fascia protetta, quando invece stiamo morendo di paura perché non sappiamo se riusciamo a pagare gli stipendi il mese prossimo. Lo so, è molto crudo quello che sto dicendo, ma è anche per lanciare un pensiero a chi ci sta ascoltando ancora, che ha avuto la pazienza di ascoltarci per tutte queste ore ed è ancora connesso, sul fatto che dobbiamo comunicare quello che vogliamo fare. Ma se prima non sappiamo come vogliamo reagire noi, come azienda, come persone, a questa crisi, non lo possiamo fare. Perché rischieremo di comunicare un qualcosa, di lanciare un messaggio non veritiero, non credibile, e un messaggio del quale, qualora ovviamente si sopravviverà alla crisi, ovviamente, di cui ovviamente però gli altri si ricorderanno quando tutto sarà finito. Perfetto. Direi che abbiamo... Direi che ringraziare Massimo, perché da comunicatore si è trasformato in motivatore. Questo rientra tra le, diciamo così, finalità di questi webinar. Quindi ancora una volta vi ringrazio, ringrazio i nostri relatori, ringrazio la struttura di Skillab che ha operato, ringrazio Sotto Piccola Industria che ci ha stimolato per questa, diciamo, nuova concezione di servizio. Cerchiamo di portarla avanti. Permetto solo, Riccardo, di ricordare che il prossimo appuntamento, di cui vi faremo poi avere dettaglio di informazione, sarà mercoledì alle 16:30, come dicevi giustamente tu, quindi poi vi arriverà una comunicazione sui canali sia Social Unione sia poi mail e quant'altro. Tratterà delle tematiche più operative, quindi carattere principalmente legato agli aspetti legali e agli aspetti relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro, piuttosto che su come gestire questi elementi, la cura della persona, con i colleghi dell'associazione esperti nelle tematiche. Ci tengo ancora a precisare che l'Unione in questo momento, in questo periodo, raccoglie e aggiorna costantemente il tavolo dell'emergenza, quindi è una pagina sul nostro sito internet su cui trovate tutte le informazioni ufficiali
come hanno detto bene i nostri relatori di oggi, bisogna come dire, essere sicuri di quello che si comunica, quindi l'Unione Industriale fornisce questo prezioso servizio di raccolta di informazioni ufficiali certificate, che sono tutte sul sito. In home page trovate il riferimento a questa pagina dove è raccolto tutto quello che è sicuro e certo. Questo è un buon, ottimo, perché riprende anche quello che suggeriva prima Paolo, cominciare a condividere queste cose. Cominciare attraverso i propri canali ufficiali, cominciare a dimostrare che c'è rete, e cominciare a condividere queste informazioni in maniera ufficiale e sostanziale, per far vedere che comunque le aziende si informano, ci sono presenti, perché lo sono, è semplicemente un far vedere che, a dimostrarlo, un raccontare una presenza. Grazie, Daniela, scusa. Sono entrato in gamba tesa, non volevo. Assolutamente, no, ma è questo il concetto. Quindi io raccolgo sempre, come dire, tutti gli stimoli possibili che abbiate bisogno di voler, come dire, darci per migliorare o quant'altro. Tutti i riferimenti li avete a Piccola Industria, a Skillab, qualunque siano i feedback, molto positivi, molto negativi, critici, possibilità di crescita, essendo la prima volta, per noi sono fondamentali. Siamo anche, come dire, disponibili ad ascoltare per ulteriori esigenze che possiate avere e che in qualche modo possiamo cercare di trovare una soluzione migliore e alternativa, o crearne qualcuna di nuova, come questa modalità che per noi è un po' stato il battesimo oggi. Quindi grazie, e io direi che possiamo chiudere. Ok, grazie a tutti allora. Di voi. È stato un piacere far parte di questo battesimo. E, insomma, sono convinto che sarà, insomma, la prima di una lunga serie di lavori che faremo insieme attraverso questi nuovi canali. Quindi grazie mille. Buona serata a tutti. Grazie. Buona serata. Ciao.